Buongiorno a tutti, sono Alberto 52 e come siamo qui di nuovo su un video di gaming. Gaming, per modo di dire. Io che gioco a European War 7. Ok, siamo arrivati alla battaglia di Pollentia. Come si chiama? Vabbè, comunque 402 d.C. dovrebbe essere dopo Cristo. Sotto il comando del re Alaric, i Visigoti continuano a invadere la... Ok, va bene, come si dice... I territori interni del West, dell'impero romano d'Occidente. Presto circonderanno una delle più grandi città, delle città più importanti, ovvero Milano, dove l'impero Onorio risiede, sotto un grande distress. Sotto grande angoscia, Onorio, urgentemente ordina a Stilicio, il suo comandante militare, che era assente a nord in quel momento, di inviare truppe a sud per difendere l'impero. Ok. Allora, soldati romani, l'imperatore romano è a Milano, se per caso noi entriamo dentro le difese di Milano e catturiamo l'imperatore romano, tutte quante le ricchezze d'Italia apparteranno a noi. Sua maestà l'imperatore è assediato dai Visigoti, tutte quante le unità est. A tutte le unità, fate in fretta, supportate la guarnigione di Milano. La principale forza di Alaric è davanti a noi. Annientiamo i Visigoti. Per l'imperatore romano l'imperatore romano non dovrebbe essere in un posto così pericoloso. Ok, va bene, soliti obiettivi. Allora, forse qui ci ho messo un po' di più a scrivere. Oh, ragazzi, ho Robin Hood adesso. Sì, ho pagato 1 euro. Però ho avuto 500 gemme, perché il primo acquisto avevo per 2. E soprattutto il fatto che, sapete, averlo non è che sia una brutta idea. Ora, qui abbiamo cavallo, quindi direi di andare con Alfredo il Grande. Alfredo il Grande so che per molti potrebbe non sembrare una grande unità, però il fatto è che ha questa cosa qua, che si chiama, che la sua cosa caratteristica, che diminuisce il danno di un botto, in più soprattutto puoi potenziarlo quanto cazzo c'è voglia, quindi può sembrare debole, ma se per caso usato bene ovviamente diventa fortissimo. Vedete, non mi fanno un cazzo gli indici. Allora, qui abbiamo l'infantry, il gioveglia a livello 4, e qua abbiamo questi, fanno schifo, quindi andiamo qua. Allora, mettiamo il generale. Dai, mettiamo un Robin Hood qua. Qui ci possiamo mettere un Legion Brigade. Ok, perfetto, mandiamo lui qua. Ok, potenziamo la città, le case. Ancora casa. Ok, bene. Quant'è che mi danno? 15 di quello. Ok, va bene. Se conquistiamo quella città lì possiamo produrci di più roba, e quindi praticamente possiamo farci truppe migliori. Allora, cercando di arrivare a Milano in fretta, però anche. Più che altro l'obiettivo è conquistare immediatamente la città qua. Milano, se cade, cambia un po'. Che basta conquisti la città questa qua. Ok. Questa abilità qua è veramente utile. Allora, lì potete metterci un generale, però evito. È inutile mettere un generale extra, che non serve niente. Cazzo. Siamo nella merda fino al collo. Però, se per caso non conquistiamo questa città, dovremmo riuscire a riprendere la situazione sotto controllo. Bene. Ora abbiamo la città sotto il nostro completo controllo. Quindi adesso noi, sconfiggendo questi tipi, finalmente abbiamo questa città qua, che se diventiamo il livello del workshop, diventa molto più forte, quindi riusciamo a farci un po' di ferro per poterci fare le truppe quelle forti. C'è una truppa a livello 4? No. Ok, mandiamo lo Spearman qui, l'Infantry, e se ancora questo, e mettiamo Belisario. Boh, questo livello qui è bello che è finito, questo livello è vinto. Bene,
Tanto comunque questi qui li beccate in poco tempo. Bellisario non è che ci mette tanto. Il prossimo livello lo prenderete. Vi consiglio di prendere il pacchetto da Monagem e prendervi subito Robin Hood, perché all'inizio è veramente utile. Veramente utile, vi aiuta un botto. Lo consiglio per davvero. Io non l'ho preso fin dall'inizio, ma è utile soprattutto all'inizio avercelo. Poi non costa neanche tanto un euro, ti prendi un generale di questo calibro. Poi 500 gemme all'inizio sono anche utili. Qui si conquista la città di sotto, così che loro non possono più rifornire la città principale. Infatti di stare molto attenti che qui c'è un fiume, quindi chiaramente se va in giro. Vabbè, comunque con questo loro dovrebbero essere ormai finiti. Ora noi con Robin Hood facciamo gli ultimi danni a questa città. E buono, e abbiamo vinto. E anche questo livello qui è andato. In 7 turni. Bene, e ci vediamo chiaramente al prossimo video, che sarà dedicato al quarto livello, che probabilmente, non lo so, ma chi se ne frega come sarà. Beh, ci vediamo al prossimo video. Dai, ma se c'è tutto, ci vediamo. Io mi ripeto sempre perché sono un coglione.